Denis Villeneuve è un autore canadese che si è fatto conoscere per La donna che canta, presentato al Festival di Venezia con grande successo, è arrivato fino alla nomination all'Oscar. Poi il passaggio con dei film con budget e attori più importanti, Jake Gyllenhaal in comune fra Prisoners, anche con Hugh Jackman, e dall'altra invece Enemy, un piccolo film girato nel suo Canada. Due film interessanti, in generale una carriera interessante di un autore che in questo nuovo film, Sicario, si appoggia a un budget più importante, torna a lavorare comunque con un immaginario che rappresenta da una parte, per quanto riguarda forse la letteratura, Cormac McCarthy, siamo al confine tra Stati Uniti e Messico, e dall'altra, dal punto di vista formale, ci sono sicuramente dei riferimenti a Michael Mann, alla sua regia muscolare, alla sua tambureggiante e al suo tambureggiante utilizzo della camera per appoggiare questa task force che entra in questa ciudad de Juarez, città appena al di là del confine messicano, perché la storia è quella di Emily Blunt, che è un agente della FBI, giovane, che viene ingenuamente inserita in una task force di cui fanno parte anche Benicio del Toro, personaggio misterioso del variopinto mondo del rapporto fra grigio, molto grigio, del rapporto fra giustizia e legalità da una parte e dall'altra invece dei metodi un po' brutali fra Colombia e Messico, e dall'altra invece l'agente della CIA, Josh Brolin. In questo contesto il film è duro, secco, va veramente al sodo, lo fa creando però, se pesce nella prima ora, un'atmosfera molto affascinante in cui si perdono letteralmente la bussola, i punti di riferimento, in cui questo confine visto spesso dall'alto è una terra di nessuno. Effettivamente, non si sa chi comanda, non si sa chi merita il primo passo, chi ricerca chi, in questo davvero c'è una maestria registica, come appunto la scena che si citava prima, che dimostra che Villeneuve parte da un materiale abbastanza tradizionale, un thriller robusto, ma insomma non particolarmente originale, e riesce a renderlo un film più interessante della media. Quindi sicuramente in questo caso Villeneuve sterza un pochino un film meno personale per alcuni punti di vista, ma comunque sia, riesce a portare a casa degli attori molto efficaci e soprattutto un nuovo lavoro sull'immaginario, su quella parte molle, ventre molle americana, che è fra confine fra Stati Uniti e Messico, in cui il Messico è uno specchio in cui mostrare l'America, i suoi conflitti interni, oltre che esterni, meno pubblicizzati, e le sue contraddizioni.